Allora, se intende revocare non si è fiduciato Molinari, la domanda 1 è che non avendo partecipato alla discussione consigliare sul tema, non sono assolutamente caldo sull'argomento. Nel senso che sinceramente, comunque lui ha ricevuto la nel senso che sinceramente dopo in questi anni mi sembra un rituale già visto e rivisto che non ha più molto senso. Un rituale che sta in piedi soltanto sul voto segreto e che non ha nessun significato e contenuto reale, perché è una competenza non consigliare ma del sindaco, e quindi mi sembra un fin già visto. Credo che anche il consiglio l'abbia capito di smettere di fare cose. Capito, evidentemente. Ogni votazione rincarano la dose. Ecco, però la cosa vera è questa, sindaco, che questa è anche, se lo chiede anche la città, no? Che dice: se si può andare avanti così, cioè ogni volta che vi riunisce qualcosa c'è un intoppo. Ieri sera un'intera seduta del Consiglio Comunale è dedicata alla costituzione della commissione della Cade Industria. Cioè è possibile andare avanti così? Chiedetelo ai consiglieri. Ma dove avete finito? Abbiamo finito alle 11:15, 11:10. Chiedetelo ai consiglieri, chiedetelo ai capigruppo, chiedetelo al Presidente del Consiglio. Io credo che la serata di ieri sì, poteva essere un po' più breve, ma mi scandalizza di meno, mi scandalizzava di più immaginare 40 sedute per approvare il bilancio, sinceramente. È più fastidioso quello, che una serata per una commissione speciale se ne discuta, se ne parli. C'era anche un problema probabilmente un po' giuridico, un po' regolamentare sul sistema di voto che ci ha fatto perdere un po' di tempo, però questi sono intoppi normali nella vita democratica. Non ravviso in quello un problema, lo ravviso quando vedo che ci sono 40 sedute di consiglio comunale sul bilancio o quando manca il numero legale su temi importanti, allora sì che il problema esiste. Non enfatizzerei neanche tanto questo aspetto. Poi che il consiglio abbia approfittato del fatto che non ci fosse il sindaco per trattare temi non di sua competenza e quindi l'emozione e la sfiducia, credo che ci sta. Per certi aspetti è stata una cosa collaborativa, in modo che non si perdono poi sere quando si possono affrontare temi reali come quello che affronteremo da giovedì chiudendo la vicenda di Cusa. Quindi in definitiva Molinari gode della sua fiducia? Assolutamente sì. È vero che tu nell'informalità della politica avevi detto ai tuoi, certo, se ci dovesse essere un plebiscito contro Molinari dovrai tenerne conto. Poi c'è stato. No, non l'ho detto perché è tema che non ho mai davvero trattato, non ho mai parlato con nessuno, sinceramente. Perché, ripeto, ormai la percepisco, la vivo come un rituale del consiglio che, come dire, all'inizio, le prime volte aveva un senso, adesso veramente non ha più nessun senso. Fra l'altro so che c'è stato anche da parte di molti consiglieri tentativo di trasformare quella sorta di sfiducia in una censura, per cui dandogli un significato di altro tipo. Evidentemente qualcuno ha resistito a questo, non lo si è fatto, però sinceramente non ha proprio nessun senso. Ecco. Non lo so chi è, però 24 voti vuol dire che 12 di maggioranza, tra maggioranza e poi. Ma sì, poi quando andiamo nel segreto dell'una, l'abbiamo detto tante volte, ognuno vota secondo, per certi aspetti, in totale libertà, questo è assolutamente vero, però non nel merito della questione che vota, ma per il significato e il segnale che vuole dare rispetto al partito, rispetto al sindaco, rispetto al gruppo consigliare, però non ha davvero senso, insomma. Se il voto segreto a livello parlamentare è stato sostanzialmente eliminato perché si era in mano ai franchi tiratori, resta nei comuni, mi sembra ancora una roba che va eliminata anche qua, non ha nessun senso. Se uno vuole prendere una posizione contro lo fa palesemente, non viviamo neanche in un regime che censura o punisce chi vota in dissenso. Mi sembra che ci siano ormai partiti talmente labili che non hanno neanche la possibilità di fare questo. Per cui facciamolo in trasparenza, dandole ragioni. Poi come sempre chi non lavora non sbaglia, per cui chi si mette dall'altra parte. Però mi sembra, ripeto, un rituale destinato a non replicarsi, poi sarò smentito domani mattina da questo, però non ha veramente nessun senso. Ma Molinari non ha neanche
No, non gli ho ancora parlato, mi aveva chiesto ieri di parlarmi, ma non siamo riusciti perché ieri è il giorno del rientro. Il giorno del rientro, sì, però molto rapidamente sulla vicenda, rinviando invece un incontro fra di noi. Non so cosa avrà da dirmi. C'è rimasto Maruccio. Vabbè, lo capisco. Anch'io rimango male tante volte quando apro i giornali, però fa niente, va avanti lo stesso. Basta poco. Ma sì, non ha molto senso. Per certi aspetti è giusto che ognuno impari un pochino più di prudenza nelle dichiarazioni, perché sennò è più facilmente attaccabile per questo aspetto. Sia quando... cioè, indipendentemente dal ruolo che uno occupa, perché la vita non finisce quel giorno lì, ma ci sono anche dei giorni dopo e non si sa mai qual è il ruolo che uno andrà a occupare. Per esempio, io ho mandato una lettera, lo cito come esempio in positivo, non in negativo, ho mandato una lettera di congratulazione al professor Azzone, che è diventato magnifico rettore del Politecnico, che era un mio consigliere di amministrazione quando ero in CSM. Io ero presidente e lui era il mio consigliere di amministrazione. Con cui ho avuto fra l'altro un rapporto molto collaborativo, però la vita va avanti, per cui uno avrebbe potuto pregiudicare un futuro rapporto col rettore in uno stillicidio dentro la funzione che occupava in quel momento. Invece uno sa che la vita è lunga, per cui è meglio che uno, come dire, si comporti bene nei rapporti, come è stato in questo caso, per cui poi mi è stato facile congratularmi con lui. Se te lo ritrovi in positivo, me lo ritrovo, lo dicevo, avresti potuto litigare. Sì, lo dicevo, no, ma uno può anche litigare, però deve avere una ragione per cui lo fa, in modo che comunque il rapporto personale è salvo. Credo che la critica che è stata fatta a Stefano Molinari sia stata rispetto a prese di posizione in consiglio quando c'era stata la vicenda Caradonna, il giorno dopo si è trovato esattamente dall'altra parte. È una contraddizione che ci stava, quindi da questo punto di vista ha sbagliato, è finita lì. La pena di morte non c'è. Gli attenti osservatori fanno notare che in realtà non è stato sfiduciato, perché quando l'hai nominato aveva con sé meno consiglieri di quanti adesso. Ne abbia adesso, quindi ha aumentato il suo consenso.